Abbiamo parlato del branco e della funzione, come dire, operativa, della importanza che questa struttura ha rispetto a quella che è l'organizzazione, come dire, della sopravvivenza quotidiana del lupo. È chiaro che un'organizzazione sociale come è appunto il branco, esattamente come succede per i gruppi di primati o come succede per i gruppi umani, ha bisogno di regole. Le regole sono, come dire, tradotte in comportamenti che ciascun individuo adotta rispetto a tutti gli altri. Abbiamo già parlato dell'organizzazione gerarchica del branco, della struttura, di come è impostata la socialità. C'è una serie di comportamenti, adesso ancora una volta non è pensabile di fare una rassegna completa di tutti i comportamenti di dettaglio, ma ce ne sono alcuni che vale la pena di sottolineare e che hanno, come dire, delle immagini che mi offrono lo spunto per parlarne. Questa che vedete, per esempio, è una immagine che mi offre lo spunto per parlare di quello che è il riposo di gruppo. Tanto per farvi un esempio di quanto sia sfumata e articolata la capacità di espressione, anche la capacità di manifestare i propri orientamenti individuali nel branco dei lupi. Vi dico che a seconda di quello che abbiamo scoperto durante il lavoro che feci ormai tanti anni fa con la mia tesi di laurea, che fu proprio una tesi sul comportamento del lupo, è la capacità di ciascun singolo individuo di esprimere i propri orientamenti o preferenze addirittura a seconda delle categorie di comportamento che stiamo prendendo in considerazione. Per farla breve, fra un comportamento di riposo collettivo, un comportamento di gioco, perché i lupi giocano moltissimo fino a tarda età, e un comportamento di spostamento in funzione della caccia, i lupi, avendo fatto prima sulla base di quelle che sono. Allora, da che cosa siamo partiti? Siamo partiti dallo studio dei gruppi sociali umani. Ci sono due o tre autori, Bronfenbrenner, De Grada, che hanno studiato i gruppi sociali umani legati fra loro da interessi di tipo amicale o da interessi di tipo strutturale. Per tradurre in parole povere, una cosa sono i gruppi determinati dal fatto che io, Tizio, Caio e Sempronio dobbiamo lavorare insieme. Altra cosa sono le scelte che io faccio nei confronti di Tizio, Caio e Sempronio in funzione del fatto che ci troviamo convergenti su orientamenti sportivi, politici, di scelta dei ristoranti piuttosto che non dove andare a fare una passeggiata e così via. La libertà di scelta di ciascun individuo all'interno di ciascuno di questi gruppi è ovviamente diversa, nel senso che c'è tutta una, come dire, teoria grafica molto interessante che fa vedere verso chi convergono le scelte di ciascun individuo e verso chi vanno i rifiuti di ciascun individuo, intendendo per scelte e rifiuti l'orientamento di scelte nell'ambito di certe circostanze. Abbiamo provato ad applicare questa stessa metodologia a gruppi di lupo, di Canis lupus. E quello che è uscito fuori è una cosa abbastanza sorprendentemente abbastanza simile a quello che possiamo fare noi, ovvero se il comportamento ha un valore alto di sopravvivenza, com'è per esempio quello del riposo o quello della mobilità durante la caccia, la scelta degli individui converge obbligatoriamente nei confronti degli individui più alti nella gerarchia. Che cosa significa questo? Che l'esperienza e la dominanza gerarchica, che è precipua degli individui di alto livello della gerarchia, fa sì che gli individui subordinati e ancora più i giovani e i cuccioli sentano come obbligato far convergere le scelte e quindi cercare di stare più vicino o seguire gli individui dominanti o
come dire, gerarchicamente preponderanti all'interno del branco. In comportamenti che hanno invece un valore di scarica dell'aggressività, esattamente come per noi il gioco, noi non rivolgiamo, come dire, le nostre scelte di simpatia in modo così chiaro all'interno dei gruppi di lavoro. Viceversa, quando andiamo a fare un'attività ludica, un'attività di gioco, scegliamo i nostri compagni di gioco sulla base della nostra simpatia e della intesa interindividuale. I lupi fanno esattamente la stessa cosa. Per i comportamenti tipo il riposo o tipo il seguire altri individui durante gli spostamenti, è il dominante che apre e gli altri cercano di stargli il più vicino possibile. Nel caso del riposo, per esempio, qual è il premio per l'individuo che sta vicino al dominante? Il fatto che il dominante, se è arrivato ad essere dominante, significa che ha un patrimonio di esperienza e di capacità di gestione della propria quotidianità tale da garantire la propria sopravvivenza e la sopravvivenza di quelli che gli stanno vicino. Nell'ambito del gioco questo non è assolutamente vero, cioè gli individui subordinati non è assolutamente detto che scelgano i dominanti come interlocutori per giocare. A noi piace pensare che uno dominante, uno, come dire, che ha già raggiunto un certo livello di autorevolezza sociale, nel caso della specie Homo sapiens, non sia disposto a giocare. In realtà giochiamo tutti, anche in tarda età. Ecco, nei lupi vale la stessa identica cosa e anche per loro, quando decidono di scegliersi un partner con cui giocare, tipo, vi faccio per farvi capire che significa il gioco, quando voi lanciate la palla al vostro cane e il cane ve la riporta, o fate finta di scappare e aspettate che il cane cerchi di inseguirvi, quello è il gioco. Tra i cani e gli uomini, che in questo caso i cani considerano propri consimili, o tra i lupi, dove succede la stessa identica cosa, ovvero la scelta degli individui in attività che non prefigurano un valore di sopravvivenza alto è molto più libera e molto più ampia di quanto non sia all'interno invece delle attività che prevedono, come dire, un rischio vita, chiamiamolo così, anche se è esagerato. E questo vi fa capire quanto articolate, quanto modulate possono essere le capacità di comunicazione fra individuo e individuo. Io qui ne passo in rassegna qualcuna. Questa è la cosiddetta sottomissione passiva e che è un modo per bloccare all'interno dello stesso branco e quindi dello stesso nucleo sociale legato fra individuo e individuo da ben precisi vincoli. Vale molto meno come forma di inibizione dell'aggressività nei confronti di individui appartenenti ad un altro branco. Anche qui, traducendo, se siamo nello stesso branco e uno si butta a terra in questo modo, questo comportamento di esporre le parti più vulnerabili del proprio corpo all'individuo dominante, che non ha nemmeno bisogno, questo individuo che vedete qua, non ha nemmeno la coda dritta nel cosiddetto modulo di self-assertion, cioè di autoasserzione, di ti faccio capire chi sono io, non ne ha bisogno, perché l'individuo che sta a terra si è già sdraiato con la funzione di bloccare l'aggressività di quello che gli sta sopra. Da che cosa deriva questo comportamento? Vi dicevo all'inizio della nostra chiacchierata che ci sono molti comportamenti con una funzione fisiologica nel periodo infantile che hanno poi una traduzione nel consolidamento di comportamenti fra gli adulti. Questo comportamento è determinato, è come dire, discendente dal comportamento che ha la mamma dei lupacchiotti quando lecca la pancia dei piccoli all'età che avete visto della cucciolata per facilitare le funzioni di urinazione e defecazione, che ovviamente comporta un senso di benessere per i cuccioli che ricevono questo trattamento. Via via che i cuccioli crescono e diventano adulti, questo senso di benessere da fisiologico, che è quello del senso di liberazione di quando evacuano o di quando fanno pipì, diventa un senso di benessere di carattere, fra noi potremmo definire psicologico, ovvero
Io mi sdraio e ho in cambio un atteggiamento di benevolenza da parte del dominante. E questa è, come dire, l'immagine di una sottomissione passiva, che serve anche moltissimo a modulare e a ridurre al minimo possibile l'aggressività all'interno del branco. Guardate questa immagine, questa è una pozza di ghiaccio dove c'è un individuo sdraiato a terra. E ci sono ben tre individui con le fauci a pochi centimetri da tre parti vulnerabilissime dell'individuo a terra: la gola, la pancia e la zona anogenitale. Nessuno di quegli individui che stanno sopra azzannerà quello a terra che si sta esponendo, come dire, ti faccio vedere quanto mi fido di te. Scusate se io ogni tanto antropomorfizzo, ma serve per capirci ed avere un linguaggio comune. Ti faccio vedere quanto mi fido di te, al punto di mettermi completamente alla tua mercé. Questo, che ricorda il comportamento infantile, blocca praticamente o limita al minimo la aggressività degli individui dominanti che stanno sopra. Quali sono le, come dire, le parti di overlap, di sovrapposizione fra il comportamento che si ha fra individui all'interno dello stesso branco e individui che sono di un altro branco? È come dire, la fase, il periodo, gli individui che cominciano ad essere emarginati dal branco. Si chiamano proprio gli individui scapegoats, cioè capri espiatori. Perché? Perché il meccanismo apparentemente crudele, ma in realtà assolutamente normale in natura, quando i branchi cominciano a diventare di dimensioni, adesso anche qui uso un termine sbagliato consapevolmente, eccessive. Eccessive rispetto a cosa? Eccessive rispetto alle possibilità di alimentarsi e di rimanere tutti insieme e di procurarci tutti insieme il cibo, perché poi questo è l'elemento sostanziale. Oppure nel periodo di competizione per i rapporti sessuali, nel periodo dei cicli di riproduzione. E quindi che comincia ad esserci una conflittualità fra maschi per l'accoppiamento con la femmina, generalmente la femmina dominante, e fra femmine per l'accoppiamento col maschio, generalmente il maschio alfa o maschio dominante. In questi periodi si cominciano a verificare i cosiddetti processi di emarginazione, cioè individui che fanno parte e non fanno parte del branco. In alcuni momenti sociali, che so, l'ululato corale, di cui poi vedremo qualche immagine, magari vengono ancora accettati o tenuti leggermente a distanza. Tutte queste sfumature che uso nella mia dialettica sono documentate da micro comportamenti diversi, che ci vuole un anno per studiarli, analizzarli e parlarne. Però per capirci, c'è una fase in cui individui cominciano a essere i peripheral, gli individui ai bordi del branco, che in certi momenti sono ancora dentro, in altri momenti sono fuori. Un individuo che si unisce al coro del branco di lupi che ulula, e tenete presente, non ho fatto una premessa che è invece obbligatoria: l'ululato corale non è vero quello che noi abbiamo sempre descritto, un suono lugubre, è l'esatto contrario, è un momento di gioia, lo definirei di felicità, di siamo tutti insieme, manifestiamo tutti insieme questo momento, tant'è vero che ogni ululato corale è preceduto da una cerimonia che ha scoperto nel 68 un americano, Wolpe, che si chiama proprio cerimonia di gruppo, in cui tutti l'uno con l'altro vanno a fare questi comportamenti e quelli che vedrete fra un attimo della sottomissione attiva. Proprio per dirsi l'uno con l'altro, ci vogliamo bene, siamo d'accordo, siamo tutti insieme, poi uno comincia a ululare e gli altri si inseriscono nel coro. In questa fase anche l'individuo periferico può associarsi al gruppo, ma non fisicamente accorpato, per cui magari è a vista, è lì a 50 metri, a 100 metri, ulula in coro con gli altri, ma non viene accettato più nel gruppo. Progressivamente nel tempo questo meccanismo fa sì che l'individuo, maschio o femmina che sia, generalmente con le femmine, come dire, il processo di emarginazione è meno ritualizzato, l'aggressività è più scatenata, tendono ad allontanarsi e a cercarsi una propria strada. E questo è né più né meno che il meccanismo di formazione dei nuovi branchi. Quando qualche maschio giovane o che non vuole, non è più accettato, o idem per la femmina,
si incontrano fuori dai rispettivi branchi, ma non è escluso anche provenienti dallo stesso branco, cominciano a frequentarsi, cominciano a utilizzare, a esplorare pezzi di territorio dove non è presente l'altro branco e quindi a cercare di costituirsi una propria area di competenza, chiamiamola così, che è il territorio di questo nuovo branco che si forma. Questo è il percorso di formazione. Questo solo per questioni di sopravvivenza del gruppo, diciamo così, Ne o perché loro si rendono conto che di l'altro è ottimizzazione. più debole, non lo so come dire, insomma, non so Che se... intendi l'altro più debole? Cioè, siamo 10 lupi, capiamo che uno di noi è azzoppato, che ha un problema fisico, che non potrà No, resistere. questo è un altro meccanismo ancora. Questo è un altro meccanismo ancora, nel senso che no, non c'è in genere una manifestazione di debolezza o handicap da parte dell'individuo che viene tenuto ai margini. Diciamo che quando succedono queste cose, in genere, come dire, si scatena un meccanismo di competizione, ma che si stringe in tempi molto brevi. A me è capitato di vedere una cosa molto triste di una femmina, probabilmente dominante, in libertà e non in cattività, investita da una macchina che dopo un'ora o due in cui gli altri individui tornavano da lei. Per aiutarla è un termine nostro, non era per l'aiuto, per capire che diavolo era successo, perché questa aveva comportamenti così strani e diversi rispetto al consueto, questo era un animale ormai moribonda, ciglio della strada. Dopo 2 o 3 ore è arrivata un'altra femmina e l'ha azzannata. Perché? Perché ha scelto quel momento per salire di gerarchia. A noi può sembrare, come dire, poco carino, ecco, diciamo che è poco carino questo approfittare, ma in realtà le regole del gioco sono queste. Questa è solo un'immagine per sottolineare i livelli di sensibilità. Allora, io ero dentro a questo recinto dell'area faunistica di Civitella Alfedena, che è un grosso recinto di 3 ettari circa, e cercavo di osservare alcuni comportamenti. I lupi hanno, come dire, timore nei confronti dell'uomo e quindi quando io entravo loro stavano generalmente alla parte opposta del recinto. Allora decisi di nascondermi in un capannino che c'è lì dentro, cercando di stare il più silenzioso possibile, e vedevo che i lupi a distanza non mi vedevano, ma evidentemente, come dire, sentivano l'odore, c'era qualche cosa di strano. Poi evidentemente si sono anche tranquillizzati e mi sono passati vicino, cioè immaginate, io ero qui, loro sulla questa costa di collinetta che si vede di qua, a 20-30 metri, mi passano in fila indiana e vanno avanti. E io non vedo, come dire, segni d'attenzione nei miei confronti. Questa che vedete è a una distanza di circa, e lo vedete anche perché si intende un pochino di fotografia, non tutti gli animali sono a fuoco, perché stavo usando un teleobiettivo e non avevo una grande cosiddetta profondità di campo. Questa è la seconda fotografia che io ho fatto ed è il risultato del rumore dello scatto di una macchina fotografica a un centinaio di metri di distanza. Cioè, la prima foto io gliel'ho fatta mentre se ne andavano, la seconda gliel'ho fatta perché questi hanno sentito a 100 metri quel clic e si sono girati tutti quanti per capire che diavolo stesse accadendo. Questo per farvi capire il livello di sensibilità, poi anche in termini di percentuale di aree cerebrali deputate a appunto il fatto udito, ci si rende conto, e questo è uno studio che però lascio ai fisiologi, che le loro aree cerebrali destinate a elaborare i segnali che provengono da questi sensi sono molto più ampie delle nostre. Questo è il saluto, che è quello che sta facendo questo individuo sulla destra e che sta scodinzolando, e quindi quando il cane vi scodinzola così, non è che stia manifestando affetto, vi sta facendo capire che voi siete il dominante e lui riconosce questo ruolo. Questo con la coda dritta, dritta, allungata, è una delle 230 posizioni della coda di cui vi parlavo, individuate da questo svizzero, da Schenkel. È il dominante, non ha bisogno di tenere la coda come dire, a riccio, che significa maggior livello di aggressività e messaggio del tipo sta attento perché se non righi dritto te le suono di santa ragione, qualche volta le suonano. Quando
Questo giovane che scodinzola e si sta avvicinando con la bocca al muso del dominante. È una forma di saluto e di testimonianza di volontà di integrazione nel gruppo. Da che cosa discende questo comportamento? Discende dal comportamento di richiesta di cibo che i cuccioli fanno nei confronti degli adulti quando in quella fase dopo l'alimentazione lattea di cui parlavamo prima, in cui gli adulti rigurgitano il cibo premasticato per i cuccioli per stimolare questo rigurgito, che ovviamente li gratifica, perché? Perché mangiano. Che cosa vanno a fare? Vanno a picchiettare, mordicchiare gli angoli della bocca dell'adulto che viene stimolato a rigurgitare in questo modo per i cuccioli il cibo che ha mandato giù. Questo comportamento, che ha una valenza di tipo appunto alimentare, fisiologico, nella fase neonatale infantile, si trasforma in questo comportamento fra gli adulti che è quello più utilizzato in senso assoluto. La sottomissione attiva e passiva sono di regola i comportamenti che i lupi utilizzano decine di volte ogni giorno, proprio per manifestare in continuazione la loro volontà di integrazione nel gruppo. E per tornare prima a quella descrizione che vi ho fatto del processo, che non è immediato ma progressivo, di emarginazione, si può capire, osservando continuativamente un branco, quando questo processo di emarginazione comincia, andando a vedere quando questi comportamenti, che significano, guarda, io subordinato, voglio esserti amico a te dominante, voglio, come dire, che tu continui a essere il nostro capogruppo, quando qualche volta il dominante comincia invece a non reagire più in maniera, come dire, amichevole. Amichevole significa che sta così, molto convinto di sé, aspetta che gli facciano la sottomissione, dopodiché dà un'occhiata al subordinato, si allontana e sta tranquillo. Qualche volta comincia all'inizio a dare dei morsi molto, molto, direi, cauti al subordinato. E qui bisognerebbe entrare, perché non voglio stimolarvi comportamenti autolesionistici, ma quando il cane vi viene a fare così sul braccio, in realtà è il suo modo per salutarvi, è il suo modo per manifestare affettuosità. Però ognuno di questi animali, ogni individuo, in realtà fa un continuo test della volontà dell'altro. Se quello dominante non sa bilanciare le proprie reazioni, cioè se gli molla un morso sul muso, il morso al muso è una, come dire, è una blanda punizione, ma se lui in una circostanza di aggressività latente, non palese, aggressività latente, non si dimostra sufficientemente autoassertivo, cioè convinto di sé, c'è il rischio che il subordinato prenda questa come una testimonianza di debolezza, e quindi che magari la prossima volta sia un po' meno subordinato e tenda ad esibire comportamenti di sfide. Quindi ciascuno di questi comportamenti davvero sfuma l'uno nell'altro. Questo è un comportamento generalmente utilizzato anche qui. Tenete presente che non esistono degli schemi rigidi nel comportamento sociale degli animali, tantomeno in quello dei lupi. Questo è un comportamento che si chiama riding up, cioè cavalcata su, quando un lupo mette le zampe di traverso, come fa quello, sulla groppa dell'altro. In questo caso è semplicemente una blanda manifestazione di dominanza, ma una dominanza affettuosa del tipo Fabio non me ne voglia, come dire, stai tranquillo. Ma chi è che dice stai tranquillo? Lo dico io. Lui può essere anche il contrario, in questo caso è il tranquillizzato. In questo caso quello che mette le zampe sopra fa dire guarda, ti so dominante ma ti voglio un gran bene, questa è la sostanza. Non sempre però finisce così, nel senso che qualche volta questo comportamento scatena l'aggressività di quello che non accetta il fatto di essere tranquillizzato e quindi non riconosce l'autorità dell'altro, e specialmente tra i cuccioli che utilizzano moltissimo questo comportamento, immaginatevi anche una cucciolata di cani, o un continuo a cavallarsi gli uni con gli altri, non sono mai casuali queste cose. Tant'è vero che vi dicevo all'inizio che il primo embrione di gerarchia nella cucciolata dei lupi è determinato dal peso. E come si fa a capire
che guarda caso sono i maschi, guarda caso quelli più pesanti, che nella prima gerarchia embrionale sono i dominanti, perché pesano di più e quindi sono quelli che più facilmente tendono a fare questo lavoro. L'ululato corale, qui sarebbe da farci una giornata davvero continua su questo argomento. Allora, vi ho già detto che innanzitutto è un momento di grande aggregazione del branco, un gruppo di lupi non ulula tutto insieme se non sente, come dire, questo afflato reciproco, questa voglia, questa volontà di stare insieme. L'ululato corale ha un significato, prima di ogni altra cosa, di rafforzamento dei vincoli sociali del branco, ma immediatamente dopo, un decimo virgola dopo, ha una funzione di marcatura fonica del territorio, ovvero i lupi ululano per dire al mondo circostante: questo è il nostro territorio, qui comandiamo noi, lo tengano presente tutti gli altri lupi che ci ascoltano. E se fate caso, non so se ce n'ho anche un'altra, no? Anche questa può essere utile, se fate caso, adesso qui non si vedono bene questi lupi qui, ma se guardate la direzione sia in questa sia in questa, se guardate bene la direzione verso cui sono puntati i musi di tutti gli individui, vi rendete conto che tendono a coprire l'arco dei 360 gradi, perché ovviamente si deve diffondere in maniera omogenea in tutto il territorio. Sì. No, non prendono il metro e ci fanno un raggio e dicono: noi siamo al centro. Lo fanno in tanti posti all'interno del territorio, non con una consapevolezza che il loro ululato arrivi a X piuttosto che non Y. Valle, monte anche. Ci arrivo. 360 gradi e se c'è vento? Tant'è vero che quando abbiamo messo a punto il wolf howling, io sono stato il primo in Italia a sperimentare questo metodo, lo mettemmo a punto proprio negli anni della tesi di laurea. Di che cosa ci siamo resi conto? Che quando c'era vento i lupi non ululavano, come abbiamo fatto noi per mettere a punto questo metodo di lavoro, stimolando da distanze diverse, da posizioni diverse, con volumi diversi, il branco test che avevamo sotto controllo in quest'area faunistica di Civitella Alfedena, e vedendo quando i lupi rispondevano e in quali circostanze, prendendo in considerazione tutti i possibili parametri che pensavamo potessero influenzare questa stimolabilità. E ci siamo resi conto che non è vero che ululano allo stesso modo per tutto l'arco dell'anno, che non è vero che ululano allo stesso modo o che non sono disponibili a rispondere a un ululato di stimolo nell'arco delle 24 ore e nell'arco dei mesi dell'anno, e che un elemento fortissimo di influenza è la presenza o meno di vento. Tant'è vero che quando abbiamo fatto, io ormai per raggiunti i limiti di età di wolf howling ne faccio pochi, ma li ho fatti per 30 anni della mia vita, e noi, quando, mettendo nella strumentazione di lavoro anche un anemometro, quando il vento supera la velocità di 12 km orari, si ritorna tutti a casa e si va a dormire, perché il lavoro si fa esclusivamente di notte, perché è il periodo di massimo, nemmeno per tutta la notte nello stesso modo, perché c'è una fase centrale della notte, in genere fra 11:30, mezzanotte e le 2, le 3 del mattino, in cui sono un po' più refrattari ad essere stimolati, ululano più volentieri dopo il tramonto e prima dell'alba, ma se c'è vento è meglio andarsene a casa a dormire, perché le percentuali di probabilità di risposta a una stimolazione diminuiscono proprio così, cioè oltre i 12-13 km ora del vento è assolutamente inutile. Perché, direte voi? Perché l'ululato non assolverebbe per loro più alla funzione che vi dicevo prima, e cioè che ha di dimostrazione di presenza sul territorio, che deve diffondersi in maniera omogenea in tutto l'ambiente circostante. Quindi significa
facciamo tutto questo lavoro, ci riuniamo, facciamo, come dire, la cerimonia di gruppo, partiamo con l'ululato, dopodiché l'ululato non assolve la funzione per cui l'ululato nasce. Io adesso ve lo farei sentire un ululato, non so se, se sei già collegato qui. Sì, c'è già. Sembra un miagolio, eh? Qui ci sono anche i guccioli ed è un ululato di gruppo. Poi adesso la chiudiamo, poi se volete ve ne faccio sentire altri. Ecco qui, questa c'è sotto a 360 gradi, questa è una foto che feci all'alba, proprio i primi mesi della tesi di laurea. E questo a sinistra era il maschio dominante, Pippo. Vuoi sentire i nostri? Vediamo se parlano pugliese i vostri. Però non so se si sente. Poi se voi ti faccio sentire quelli toscani, quelli che avete sentito sono abruzzesi. Aspetta, lo faccio ripartire. Questi li avete regi... Ci chiedono se sono veramente no. Questo è il classico falso, no? Aspetta, vediamo se si sente. Effetto dell'aggeggio, però poi scusate, ma voi parlate sempre allo stesso modo, non siete monocordi, è un segreto d'ufficio. Nel parco io non ho mai detto una sola volta nella, poi sull'ululato non è un problema, non ho mai detto una sola volta dove fosse una tana di lupo, se non dopo 30 anni e comunque. E da voi ho paura che sia molto più facile che altrove, perché gli ambienti potenzialmente eleggibili a sito di Tana qua è... Ci saremo a breve, proprio se per la prossima stagione, una regola di divieto assoluto per tutti gli wallfowling se non per autorizzazione, perché si sta innescando purtroppo un meccanismo che tutti vogliono fare wallfowling anche a scopo formativo. Anche da noi. E quello è un... È un problema, cioè che qualche, io sono dell'idea che la gente vada coinvolta in questo tipo di problematiche e quindi non sono mai dell'idea di dire no, mai, non è possibile, cioè qualche volta sotto il controllo del personale del parco, in due o tre occasioni dimostrative, con una scelta oculata del posto dove farlo, far partecipi le persone di questa esperienza, perché io devo dirvi, sono passati 40 anni ma ancora mi emoziono quando mi sento un branco di lupi. A volte me li sono sentiti ululare a 50 metri di distanza e lì per lì me ne ricorderò per tutta la vita, quando facemmo il secondo convegno del gruppo Lupo Italia, c'era il gota dell'ambientalismo italiano in Camosciara, mandiamo il primo richiamo, silenzio, quasi tutti un po' delusi. Passano 10 secondi, perché non è detto che tu mandi il richiamo e quello dice adesso risponde e parte subito, passa un tempo sufficiente a farci guardare gli uni con gli altri in faccia, io vedo che parecchi erano delusi, ma c'erano, come dire, i responsabili del WWF, d'Italia Nostra, insomma eravamo una cinquantina di persone, a un certo punto ci parte un ululato che sembrava dietro l'anno, sai che vuol dire tutti quanti? Tutti gli esperti naturalisti che si guardavano intorno per paura che ci fosse un lupo dietro al proprio sedere, ma è stata un'esperienza veramente straordinaria. Anche in questo caso il ragazzo che è andato via mandava l'ululato, chi sperava l'abbiamo trovato pietrificato, cioè non dava senso, ha detto no, ho detto se devo quantificare la distanza, detto, sarà 20 metri. Sì, è così. Ed è, come dire, veramente il rumore della natura, cioè una cosa straordinariamente emozionante.
Abbiamo parlato del gruppo Lupo Italia, diciamo quattro parole, molte le abbiamo già dette sulla storia della conservazione. Abbiamo detto i primi segnali d'allarme sulla situazione del lupo in Italia, direi alla fine degli anni 60. Il professor Simonetta dell'Università, all'epoca se ricordo bene di Firenze, tenta di fare una valutazione di larga massima di quanti ce ne potessero essere, ma molto di larga massima, e si attesta intorno ai 300 individui. Parte il primo progetto di tentativo di stima finanziato dal WWF internazionale e affidato a Zimen e Boitani all'inizio degli anni 70. Arrivano alla produzione di quella che vi ho descritto, di una situazione di un centinaio di lupi divisi in tante piccole isole ecologiche, Sibillini, Gran Sasso Maiella, Parco d'Abruzzo, Monti Alburni, Monti Vicentini, forse qualcuno sul Matese, forse qualcuno nei Monti della Tolfa nell'Alto Lazio, Pollino, Sila, niente più sembrava in posti straordinariamente evocativi come l'Aspromonte, tutti pensiamo l'Aspromonte, invece negli anni 70 sembrava non ce ne fossero più. Come dire, allarme generale nel mondo ambientalista dell'epoca, che però nasceva, eravamo in un momento direi storicamente di grande effervescenza culturale in quegli anni, e il paese era pronto e disponibile a raccogliere una sollecitazione forte come quella che venne dal nostro piccolo mondo di ambientalisti, di naturalisti, di appassionati. E il risultato fu appunto cominciava a consolidarsi il concetto di Unione Europea, problematiche comuni, problematica naturalistica anche comune, ancora non si parlava di direttiva Habitat, non c'era nemmeno la convenzione di Berna che è stata un po' l'antesignana della direttiva Habitat, però il momento era propizio, al punto che un ministro dell'agricoltura, quindi nemmeno un ministro dell'ambiente già preposto, e che era in qualche modo all'epoca, vi parlo del 1971, in qualche modo preposto a controllare i parchi, ecco, che però devo dirti io ci stavo non nel 71, nel 73-74 cominciai a frequentare stabilmente il Parco d'Abruzzo, diciamo che non gliene poteva fregare di meno dei parchi, nel senso che ci stanno, vabbè, ci stanno, va bene, andiamo avanti così. Però nel 71 un ministro fece un decreto ministeriale apposta che disse, perché fino a quel momento il lupo era considerato specie nociva, quindi cacciabile, tutto il problema degli animali nocivi, inutile starlo a dire ora, immagino che lo conosciate tutti, ma insomma lo sottrasse a questa classificazione di specie nociva, fece un apposito decreto per la conservazione, per la tutela di questa specie animale. Nel 73 questo decreto, che era a scadenza, venne reiterato, nel 76 è diventato stabilmente una certezza, quella che il lupo non era più considerato specie nociva, e fu poi definitivamente sancito con la legge quadro sulla caccia, la 968 del 1977, che addirittura lo definisce specie particolarmente protetta. E quelli sono stati gli anni della grande operazione San Francesco, di cui forse avrete sentito parlare, lanciata dal WWF e dal Parco d'Abruzzo, e della nascita di questa cosa qui, del gruppo Lupo Italia, che fu un'organizzazione della quale io sono stato segretario nazionale fino al 94 e che aveva il compito praticamente di promuovere tutte le possibili opportunità di conservazione, andando a stimolare non più esclusivamente il mondo della ricerca naturalistica, bensì cercando di toccare quelli, perché non avevamo un problema di salvaguardiamo lo stagno perché se no scompare la popolazione di ululoni oppure di rospo smeraldino. Avevamo il problema di ribaltare un'immagine di una specie animale che era considerata, come dire, la più nefasta, la più negletta, la più pericolosa. Perché? Perché noi venivamo storicamente da una cultura agrosilvopastorale e il lupo è sempre stato, negli ultimi 2-3 secoli, per quello che ci ricordiamo noi, poi è stato certamente lo stesso, ma non ne abbiamo documentazione così dettagliata,
il pericolo pubblico numero uno per chi esercitava questo tipo di attività, che era, come dire, il nervo economico della nazione. E come noi altrove, e se pensate che non c'è nessun'altra specie animale dell'emisfero boreale che abbia un continuum di immagine negativa, così come il lupo. A seconda dei popoli e degli ambienti, una stessa specie animale ha considerazione diversa, sto pensando ad animali potenzialmente pericolosi come le tigri, quanto piuttosto che non gli orsi. L'unico che è negativo dappertutto è il lupo. Nord America, Europa, Asia, Estremo Oriente, al punto che c'è un proverbio, se ricordo bene, giapponese, che dice che tutte le creature del mondo sono creature di Dio, ad eccezione del lupo, che è creatura di Satana. Il che, come dire, ti fa una fotografia e ti ha condannato per tutta la vita. Ribaltare questa immagine pubblica, questo senso della pericolosità della specie, è stata un'impresa titanica. È per questo che vi dicevo stamattina, è stata un'attività di volontariato, il gruppo Lupo Italia aveva dentro forse un centinaio di persone al massimo del suo fulgore, ma che erano persone che in qualche modo si davano un gran da fare, ciascuno nel proprio ambito, dall'ambito didattico con la scuola, avevamo qualche amico giornalista, abbiamo insomma cercato di smuovere tutti quegli ambienti e tutte quelle circostanze che potessero lanciare dei segnali. Io credo che, per tornare alle conclusioni di questo articolo, di questo possiamo andare orgogliosi, veramente orgogliosi. Io mi sento contento di aver fatto parte di quella cordata che negli ultimi 30 anni, come dire, ha permesso che una specie animale considerata così negativa, tra virgolette, è passata da un centinaio di individui ai 1500-2000 che abbiamo oggi. In questo momento, devo esservi sincero, sono molto, molto, ma non solo per il lupo, sono molto preoccupato per i nostri parchi che abbiamo strenuamente voluto, e per tutta la problematica ambientale, un po' perché quando ci stanno le crisi economiche come quelle che il nostro paese e tutta l'Europa occidentale sta vivendo, necessariamente si presta meno attenzione a questa problematica. Sembra quasi che la problematica ambiente sia una problematica che può essere pertinenza solo di gente che c'ha ricchezza e quindi si può permettere di, come dire, di darsi questa opportunità, di occuparsi di questi problemi che non sembrano, sottolineo, non sembrano problemi di sopravvivenza. In realtà sono personalmente convinto che invece sia così e che dovremmo cercare, ma come dire, i fatti non mi danno ragione, di mantenere allerta l'attenzione su queste problematiche, perché quando perdiamo un pezzo di questo patrimonio, che sia di una specie animale ma anche di una specie vegetale, una perdita di questo genere è per sempre. Io ho scritto un articolo alcuni mesi fa in cui, nella convinzione di tirarmi anche qualche sorrisetto di commiserazione e qualche pernacchia addosso, ho paragonato l'orso e il lupo a valori come il Colosseo, a valori come il Museo degli Uffizi. Anzi, oggi con le tecnologie di cui disponiamo, noi, se vogliamo, siamo in grado di rifare il Colosseo pure con le ombreggiature dovute allo smog. Il patrimonio genetico di un orso marsicano o di un lupo appenninico non siamo ancora, salvo il caso della clonazione, ma è un'altra cosa, non siamo in grado di ricostruirlo. Quindi la perdita di una specie di queste significa una perdita che l'umanità non recupererà mai più. E questo, secondo me, è una riflessione molto, come dire, molto pesante. Mi fermo. No, allora, no, non è vera né l'una né l'altra cosa. Allora, in epoca medievale, anche tardo medievale, ma io direi addirittura fino ai primi anni dell'Ottocento, ci sono testimonianze che quando le armate francesi di Napoleone, quindi 1805-1810, rientravano verso la Francia dopo averle prese di santa ragione in Italia e altrove, hanno lasciato lungo la strada una tale scia di morti e feriti di cui i lupi si sono abbondantemente nutriti. Di questo c'è grande documentazione. Immagino che in epoca medievale, quando noi
Homo sapiens, dormivamo insieme alle nostre pecore, ai nostri maiali, ai nostri animali, quando il lupo riusciva a entrare nelle scarne difese che il povero servo della gleba poteva mettere in piedi a difesa dei propri averi, azzannava il bambino come azzannava l'agnellino, a seconda di quello che capitasse. In tempi recenti, e io faccio un riferimento storico ben preciso, la rivoluzione industriale e la diffusione delle armi da fuoco, sono state le armi da fuoco che hanno determinato lo sviluppo di una distanza di fuga molto più alta fra noi e gli animali. Vi faccio un esempio che non c'entra niente. Se voi andate al Parco d'Abruzzo, che sono 100 anni dove non c'è attività di caccia permanente, poi qualche bracconiere c'è sempre, voi verificherete che la distanza di fuga, che è una cosa molto precisa in etologia animale, dei camosci d'Abruzzo è 20-30 metri. Provate ad avvicinarvi a 20-30 metri a un camoscio delle Alpi dove normalmente c'è attività venatoria. Io non sono un anticaccia, ho amici carissimi fra i cacciatori, fino a che la caccia è ammessa dalle leggi di questo Stato non ho scrupoli morali ad accettarla come, non come forma di sport, non mi piace, ma come attività, diciamo. Però questo che cosa significa? Significa che quando ci stanno certi strumenti a disposizione di una delle due specie, la specie soccombente, come dire, prende le proprie misure di sicurezza. E quindi che in questi ultimi 2 o 3 secoli post rivoluzione industriale c'è stato sicuramente l'acquisizione da parte del lupo di un comportamento schivo nei confronti dell'uomo. C'era una signora che non vedo più, oggi in fondo, che prima mi chiedeva, dice, ma oggi che il lupo è di nuovo in una fase di diffusione, c'è da stare tranquilli? Io dico sì, sulla base della mia esperienza e di quello che ho potuto verificare in questi anni. A me è capitato soltanto in un paio di occasioni, che adesso vi illustro perché sennò rimangono, come dire, troppo nel vago, di reazioni aggressive da parte di lupi nei confronti di uomini. Uno era stato un lupo preso in una trappola a ganascia, quindi che gli stava stritolando una zampa, e un imbecille di pastorello molisano pensò bene di avvicinarsi al lupo con la zampa nella ganascia, il quale reagì, ovviamente cercò di aggredirlo. Devo dire che non si prese il morso per puro miracolo, dopodiché il padre chiamò i carabinieri, il lupo abbattuto a colpi di mitra, una scena di quelle terribili. Dopodiché l'altra è capitata a me, che stavo catturando dei giovani lupi proprio dentro quest'area faunistica, mi sono preso un morso su un ginocchio. Perché? Perché avevamo, per i cuccioli non usavamo all'epoca narcotici, cuccioli non tanto cuccioli, cioè intorno ai 5-6 mesi d'età, quindi già lupacchiotti belli formati che quando mordono fanno male. Noi mettevamo delle reti nei punti di discesa e quando uno a distanza, io stavo lì sotto con la rete pronta ad alzarla, quando uno a distanza col binocolo mi dice guarda arriva, avevo la radio, io alzavo di colpo la rete in maniera che il lupo che si lanciava andasse a finire nella rete e poi lo arrotolavamo. È capitato che non si è arrotolato bene per difendersi, ma ha mollato un morso, ma poi è schizzato via immediatamente. Il che significa sostanzialmente che la reattività negativa del lupo nei confronti dell'uomo c'è e non c'è da preoccuparsi. Però è chiaro che le circostanze possono essere tante, ve ne racconto un'altra. Ero alla ricerca di dove fosse la tana di parto. Parlo dei lupi in recinto, quindi bene o male abituati alla presenza dell'uomo e sempre reattivi e schivi, come vi dicevo prima. Un anno non riuscivo a individuare il punto in cui la femmina aveva partorito, inavvertitamente, immaginate che questo tavolo sia come dire, una specie di un pietrone. Davanti al pietrone a 1,5 metri, 2 metri c'era la rete della recinzione. Io che cercavo di guardarmi intorno per capire dove, mi arrampico sul pietrone per avere un punto più alto e come arrivo al ciglio del pietrone, da sotto al pietrone esce fuori la femmina che mi apre tanto di denti così. Ho avuto paura, devo essere sincero, ho avuto paura perché ho capito immediatamente che la povera bestia era terrorizzata dal fatto di essere stretta fra me e la rete che gli stava davanti. Io ho cercato di fare qualche ho fatto qualche passo indietro e come lei ha percepito che la distanza di fuga fra me e lei era una per lei distanza di sicurezza, è schizzata via impaurita, lasciando lì i cuccioli.
quindi non è partita in quarta per aggredirmi, e questo mi dà una testimonianza in più del fatto che finché possono scappano. Certo, se voi vi infilate dentro una tana dove dentro c'è il lupo, magari c'è il rischio che reagisca, poi dopo ve la faccio vedere una tana dentro un tronco di faggio che ho qui. Per cui io direi... Beh, come il problema di Danica, il problema, no? Cioè delle situazioni in cui l'animale, non so se devo prendere questo, sì. Il problema delle Danica, l'orsa che è stata narcotizzata e che poi è morta. Vabbè. Insomma, è però un problema di difesa da parte dei selvatici nel momento in cui si sentono, può essere aggressivo minacciati. Una mamma di cinghiale con la prole al seguito, eccetera, nel momento in cui si trova tra un ostacolo e l'altro e quindi reagisce, però voglio dire, ovviamente questi sono casi assolutamente... Ecco, diciamo che l'uomo non è, oggi lo possiamo dire questo sì con assoluta certezza, l'uomo non è una potenziale preda del lupo, cioè un comportamento attivo di caccia e aggressione finalizzato a vedere nell'uomo una potenziale preda da mangiare per soddisfare il proprio appetito, il lupo oggi non ce l'ha. Questo lo possiamo dire oggi. Quello che sarà fra 20 anni lo dovremo valutare fra 20 anni in base a come sarà la dinamica della popolazione del lupo, i rapporti, le circostanze e così via. Questo per essere, come dire, scientifici sul problema, perché sarebbe facile dire no, vi preoccupate, non succederà mai niente. Ci possono essere circostanze che cambiano. Diceva qualcosa anche lei. Io ero una domanda era meno lungimirante, ma riguardava proprio le dinamiche di popolazione. Perché diciamo che la popolazione del lupo vittima della dinamica di popolazione del cinghiale. Sì. Quindi dalle reintroduzioni si è passato ad avere il cinghiale molto presente, quindi vabbè, con quelli che sono i problemi che dà all'attività agricola sì, sostanzialmente, sì. Perché poi gli animali, le dinamiche di popolazione non ci interesserebbero se non per questi motivi. Quindi volevo capire se le dinamiche di cioè se potevamo fare delle previsioni sulle dinamiche di popolazione del lupo in un territorio come il nostro, dove abbiamo sentito poco fa, trova qualcosa di cui diciamo, alimentarsi, e quindi se la crescita della popolazione potesse poi comportare diciamo, ulteriori problemi nelle aree non del parco, ma voglio dire, noi abbiamo aziende anche all'interno del parco, e quindi riusciamo a capire a prevedere quali possono essere i rapporti e i rapporti tra l'azienda e le aziende e il lupo. Guardi, io conosco troppo poco l'ecosistema del Parco Nazionale dell'Alta Murgia per permettermi una risposta. Sono convinto che Fabio Modesti, Anna Grazia Frassaniti e il gruppo di lavoro dei tecnici che segue queste problematiche sarebbe in grado comunque molto meglio di me di, e qui lo dico a nome collettivo, provare a fare delle ipotesi di lavoro. Poi questo dipende molto da una serie di scelte gestionali che l'amministrazione del parco, le amministrazioni locali potranno o vorranno fare. C'entra il discorso della gestione faunistica che il parco vorrà fare, c'entra il discorso delle ipotetiche aree contigue di cui spero che parleremo nel pomeriggio, quella sì, magari a scapito di qualche altro tema meno interessante, ma quella mi piacerebbe proprio affrontarla con voi, perché sono un fautore, come dire, di una squadra nazionale che dica al Parlamento, per piacere imponete alle regioni di fare queste benedette aree contigue, perché sennò ci levate ancora un'altra delle già poche armi che abbiamo per lavorare noi parchi. Detto questo, mi pare che Fabio voglia dire la sua sull'argomento. Io volevo solo dire questo, ora Anna Grazia magari se mi dà una mano da questo punto di vista. Dicevamo prima che... il nostro territorio, insomma, è un territorio un po' sui generis, no? Per un parco nazionale noi siamo abituati a pensare appunto ai parchi appenninici o ai parchi alpini, quindi diciamo situazioni complicate per raggiungere i posti, poche aziende, poche realtà, poche persone. Anche noi abbiamo pochissime persone che risiedono nel territorio del parco, ma abbiamo una quantità di aziende produttive agrozootecniche notevole, che sono in parte sistematicamente presidiate, ma quelle sistematicamente presidiate sono la grande minoranza.
però sono aziende che appunto hanno patrimonio zootecnico, che hanno le colture, sono aziende miste, hanno pecore, hanno cereali, hanno leguminose, eccetera, eccetera, pochi boschi, situazione molto aperta, situazione molto permeabile, attraversata da un reticolo, dicevamo prima, molto ampio di strade, stradine, stradelle, cose, eccetera, eccetera. Quindi quando dicevo che si è perduta qui da noi la memoria di quello che era il rapporto con questo animale, con il lupo, che insomma fino agli anni 30 appunto era ancora oggetto delle ordinanze dei sindaci per gli abbattimenti e i premi per chi, i lupari che portavano il capo, volevo dire questo: noi stiamo ora, avvieremo, no, credo a breve, il progetto con la riproposizione, diciamo così, dei cani da guardiania, dei pastori abruzzesi, dei mastini abruzzesi, direbbe Paolo Brebbe, dei mastini abruzzesi, a difesa delle greggi. Cioè, nel momento in cui si è perso quel rapporto, qui c'è Nello Coppola che ci può anche dire la sua, da veterinario e da abitante di questo territorio, nel momento in cui si è perso questo rapporto, è chiaro che si sono allentate tutte le attenzioni, no? E quindi nel momento in cui è tornato fortunatamente il predatore a frequentare il nostro territorio, eccetera, si ripropongono quelle questioni. In un gregge di, non lo so, 200 pecore, 200, ora le proporzioni non me le ricordo, ma insomma, se tu tieni 10 cani da pastore che non servono a niente, perché non sono, come dire, sia geneticamente sia culturalmente funzionali a, tu puoi avere pur 100 cani, se arrivano 3 lupi il gregge lo perdi. Le pecore si disperdono, vengono aggredite e hai tutto quello che può accadere. Perché c'è un racconto, ricordo di aver comprato lì all'Aquila un racconto di un giornalista ai primi del Novecento che aveva seguito la transumanza, no, dalla Puglia verso l'Abruzzo, e raccontava la vita quotidiana di una famiglia, di alcuni pastori transumanti, eccetera, dove si raccontava del rapporto che i pastori avevano con i cani, con i mastini abruzzesi, da piccoli. Ricordo questa gente che li prendevano per le orecchie per fargli arrivare le orecchie appuntite e gliele staccavano in un modo impressionante, con il collare chiodato, no, con antilupo, uvracale, antilupo, eccetera. Questa cosa si è persa. È ovvio ed evidente che nel momento in cui tu hai il ritorno del lupo, devi ripristinare delle difese. Ora le tecnologie siamo andati avanti, eccetera, eccetera, però da quello che insomma abbiamo capito, la presenza del cane, dei cani abruzzesi, dei mastini abruzzesi a difesa delle greggi è assolutamente indispensabile nel numero, nella qualità, eccetera. Per cui ora poi, se vogliamo, con Anna Grazia ci può dire, anche Luciana, insomma, possiamo arrivarci su questa cosa, però voglio dire, la presenza del lupo è una presenza ancestrale, no? Perché richiama alla mente appunto cose che noi possiamo arrivare pure al 3000, al 4000, no, tra 2000 anni avremo sempre, perché è un fatto culturale come l'orso, no? E quindi dobbiamo recuperare alcune sapienze, alcuni saperi, alcune intelligenze che avevamo e che ora non abbiamo più, e che ci aiuteranno sicuramente ad avere un maggiore rapporto tranquillo con questo animale, che è straordinario. Cioè, avere la presenza del lupo nel Parco Nazionale dell'Alta Murgia è un indicatore di, oltre ad altri indicatori che abbiamo, per esempio nell'avifauna, che sono, diciamo, straordinari, no? C'era una ragazza studentessa di Roma che diceva che questo le sembrava un giardino zoologico naturale, ornitologico.
Quindi questi indicatori in un territorio a 30 meno di 30 chilometri dal capoluogo di regione, dall'aeroporto, dal porto, eccetera, e con circa 600.000 abitanti che risiedono nei 13 comuni tutti attorno al parco, avere un territorio che mantiene ancora questo grado di naturalità e di ospitalità per le specie selvatiche anche all'apice della catena alimentare, nonostante sia un territorio profondamente permeabile, trasformato, eccetera, per me, che ci lavoro da 30 anni in questo territorio, ancora rappresenta una sorta di di strana questione che non riesco a comprendere appieno. Ecco, questo. Non so se Allegrazio vuoi dire qualcosa in più su questa storia dei cani. Io voglio aggiungere solo una cosa a quello che tu hai detto, che oltre ai cani, oltre alle recinzioni elettriche, c'è una cosa che noi abbiamo la necessità di mettere a fuoco con gli operatori della zootecnia, e io credo che non voglio essere intellettualmente disonesto, ovvero bisogna che il patrimonio zootecnico sia un po' più controllato dall'occhio umano, non si può pensare deleghiamo al cane o deleghiamo alle recinzioni elettriche, perché quello che vi raccontavo prima del Monte Amiata, dove anche recentemente, solo 10 anni fa, ho lavorato, ma non è nient'altro che quello che ho avuto modo di verificare in tutti i posti, nel Reatino, sui Monti Lepini, nel Basso Lazio e così via e così via, dove il lupo torna, ovvero la zootecnia, in particolare quella ovina, sta diventando quasi patrimonio o dell'anziano o del secondo lavoro, cioè io faccio l'impiegato comunale e mi tengo un po' di pecore come integrazione del reddito. Questo che cosa significa? Significa che l'occhio del pastore sull'allevamento non c'è. Allora, bisogna capire, il caso eclatante del Monte Amiata è che i pastori del Monte Amiata sono quasi tutti sardi, che non sanno cos'è il lupo, non sanno cos'è, in Sardegna il lupo non c'è mai stato. Quindi quando tu gli vai a dire, oh, ma tu bisogna che ogni, non dico tanto che tutte le notti stai lì nella garitta col fucile a fare la guardia alle tue pecore, questo no, però ogni tanto una scappatina a vedere quello che fanno i tuoi cani durante la notte e vai a dare un'occhiata all'allevamento, la devi fare. Se voi viaggiate nel Monte Amiata durante la notte, è come i cervi caprioli e i rani delle foreste casentinesi, cioè viaggiate in mezzo a greggi di pecore che non si sa bene di chi sono, dove risiedono e così via. È chiaro che se tu al lupo, come dire, gli vai a sventolare l'agnellino sotto al naso, quello se lo mangia. Allora, questo che cosa significa? Che noi abbiamo perduto il concetto di lavoro da pastore nel senso stretto del termine. Perché? Perché nessuno disconosce che sia un lavoro faticoso, spesso difficile, che a volte obbliga a ritmi abbastanza sgradevoli, però se vogliamo avere, e cercheremo di parlarne anche qui nel pomeriggio, la possibilità di valorizzare il nostro territorio, io parlavo prima di 2 milioni di persone che quando ci lavoravo io frequentavano il Parco d'Abruzzo annualmente, ma non venivano lì per vedere la bella faccia, venivano sì perché è bello il posto, è bello il paesaggio, quello che vuoi, ma la maggior parte era nella speranza di incontrare i lupi o gli orsi. Questo è, come dire, l'elemento di stimolo, su cui poi ovviamente gli operatori economici intelligenti si sono innestati cercando di utilizzare questa attrattività che il territorio ha. Per cui alla fine sono addirittura nate e cresciute delle aziende di lavorazione del formaggio, di vendita di carne di qualità certificata locale o addirittura di gestione delle attività turistiche. Oggi ci stanno quelli che vengono portati dalle cooperative locali a fare l'appostamento al lupo e all'orso a pagamento in strettissimo accordo con l'ente parco, quindi ti do la concessione, tu lo fai, ma lo fai secondo le mie regole, se sbagli la concessione non te la do più, la prossima volta le guardie ti vengono a fare la contravvenzione. E va sicuro che, senza pensare che questo sia la svolta dell'economia italiana, ma va sicuro che una bella manina la dà. Allora, su tutto questo bisogna che applichiamo le nostre intelligenze, ma fra queste cose ci deve essere anche un'onestà intellettuale nei confronti degli allevatori e dirgli un'occhiata al vostro patrimonio zootecnico gliela dovete dare, nel senso dovete starci un po' più dietro, non delegare, perché se no corre il rischio di passare il messaggio, tornano i pastori, i mastini abruzzesi, mettiamo le recinzioni elettriche,
alla fine questo non basterà, ve lo dico subito, questo non basterà, questo è un utilissimo aiuto, ma non basterà, bisogna che ci impegniamo a fare qualche cosina di più. Vado? Proseguo? Proseguo, anche perché ho detto io che stavamo alla seconda diapositiva alle 8 la sera, che sono? Quarto. Questo voglio dirvi solo rapidamente che quando una delle operazioni, in questo caso gestionali, naturalistiche, che abbiamo fatto al Parco d'Abruzzo, questa era la vecchia Land Rover del parco, e qui siamo proprio nella Camosciara, queste che vedete sullo sfondo sono le creste della Camosciara e questi sono i prati della Camosciara, no? Questi non sono quelli del Mulino ma sono quelli di Santa Maria. Siccome all'epoca cominciavamo a reintrodurre cervi e caprioli nel territorio del parco, ma ci rendemmo conto che i lupi quasi non li riconoscevano, come un po' perché c'erano gli immondezzai, che purtroppo all'epoca c'erano ancora gli immondezzai, le discariche di rifiuti a cielo aperto anche dentro al parco, un po' perché c'era una maggiore disponibilità di pecore, perché c'erano molti più allevamenti di quanti non ce ne siano oggi. All'inizio ci rendemmo conto che noi avevamo reintrodotti cervi e caprioli, l'ente parco, io poi subentrai dopo poco, dico noi perché, come dire, feci poi parte di quello che era il prosieguo. I cervi e i caprioli, in particolare i cervi più facilmente avvistabili e quindi che ci permettevano di fare qualche valutazione in più, i lupi non li riconoscevano come potenziali prede. Io ho visto gruppetti di lupi di 4-5 individui dormire in mezzo ai cervi al pascolo come fossimo distanti da me e lui. È vero che non è detto che se un lupo non è affamato deve per forza aggredire, no. Però che non ci fosse nemmeno un tentativo nei primi anni, parlo dei primi anni 70, ci sembrava strano. Una delle operazioni gestionali, proprio banali, che facemmo, quello che vedete qui è la carcassa di una cerva morta investita da una macchina, un programma che facemmo è che ogni volta che capitava un caso di questo genere, noi andavamo a mettere, questa è una delle operazioni che stavamo facendo, queste carcasse in maniera che imparassero una parola eccessiva, ma insomma che tornassero ad abituarsi a sentire quell'odore, a capire che questi nuovi soggetti che mancavano da 150 anni nel territorio del Parco d'Abruzzo tornassero ad essere oggetto di interesse, perché cibo. Sicuramente i lupi che hanno mangiato i morti e i feriti delle armate napoleoniche non è che hanno visto da lontano quello sta per morire, adesso appena va giù io vado, no? Probabilmente avranno fatto 100 volte così e poi si sono ritirati. Fino a che hanno capito che non reagiva, allora magari davano il primo morso, e poi il secondo, e poi il terzo, e poi capiscono che quello è possibile mangiarlo. Nei confronti dei cervi è successa la stessa cosa, le prime volte noi li osservavamo da lontano quando possibile, c'era un, come dire, un che è sta cosa nuova che è arrivata qui, e piano piano hanno imparato a utilizzarli e oggi fanno quello che vi dicevo prima. Questa è una vignetta sempre del famoso libro, La storia dei lupi rilanciati, perché mi fa piacere parlarne. A parte la vignetta che mi piacque moltissimo quando la fece Stefano Maugeri, il disegnatore del parco, ma perché questa storia ci accomuna tutti in Italia. Cioè in qualsiasi posto il lupo ritorni da solo, spontaneamente, per un naturale processo di riconquista di territori di media idoneità ambientale, che succede? C'è sicuramente il cronista locale che comincia a scrivere che o il parco, o il WWF, o il corpo forestale, c'è comunque qualche farabutto disgraziato che ha lanciato lupi. Hai voglia tu a fare decine e decine di incontri pubblici a dire che, perché all'epoca, oggi meno, ma all'epoca si diceva che i lupi rilanciati erano i lupi siberiani. Perché? Perché il siberiano è un altro logo, no? Cioè lupo, non è un lupo se non è siberiano. Allora ci siamo sentiti accusare decine di volte, siete voi che avete lanciato i lupi siberiani o durante riunioni pubbliche o sui giornali. E hai voglia tu a spiegare di quanto imbecille potesse essere il lancio di lupi siberiani se tu vuoi salvaguardare la rarissima sottospecie Canis lupus italicus descritta dal grande Molisano? Non c'è verso di farlo capire. E tutt'oggi è così, ogni volta che arriva il lupo da qualche parte state tranquilli che c'è qualcuno che dice che il lupo l'ha rilanciato. È l'ennesima occasione per dire che è una barzelletta, è assolutamente falso, non è mai successo sul territorio nazionale, credo da nessuna parte del mondo, salvo una traslocazione in America
che hanno fatto a Yellowstone per un gruppo di lupi per vedere se riuscivano a ricolonizzare una certa area, ma una sola volta. Mi è venuto anche in mente di cercare di capire, mi è venuto in mente di cercare di capire perché proprio perché rilanciati con l'elicottero. E una mezza verità probabilmente l'ho scoperta, comprensibilissima. Qualcuno, e me lo disse, non ce l'ho qui la vignetta del mio libro dove ho fatto disegnare questa cosa, un buttero dei Monti della Tolfa, i butteri sono il cavallaro, insomma quello che l'uomo rurale dell'Alto Lazio, mi disse d'aver visto coi suoi occhi mentre faceva, sai, una cosa è uno che ti dice l'ho sentito dire, una cosa è uno che ti dice oh, io l'ho visto coi miei occhi. Allora dici questo, o è bevuto fradicio, oppure lui in buona fede è convinto di aver visto qualche cosa. Dopodiché ho scoperto che nella zona avevano fatto delle esercitazioni con i cani da salvataggio che si lanciavano giù dagli elicotteri, e quindi il povero disgraziato era convinto, con questo retroscena mentale, che qualcuno lancia lupi, eccoli, l'ho fregati, questi sono i lupi che hanno lanciato. È difficile sradicare una cosa così ed è diffusissima. No, ma anche da noi, qui da noi c'erano e in sacchetti, le vipere in sacchetti di solito. Probabilmente perché qualcuno, poi questo tipo di notizie si diffondono, no, ma perché qualcuno ha visto queste esercitazioni, poi va a pensare che dall'elicottero della finanza o della forestale non hanno lanciato lupi, ma quelli che saltavano giù erano cani, magari da addestrare alla ricerca di persone. Sai, sulle menti semplici a volte è difficile far passare le verità alla palissiane, eh? Dici, ma perché? Ti rendi, sai quanto gliene può fregare al buttero dei Monti della Tolfa della purezza genetica del lupo appennini? Ma proprio non esisteva, e non me ne può fregare di meno, ma me l'avrebbe detto volentieri. Ed è così. Quella aveva visto quella cosa ed era proprio convinto, assolutamente convinto che fosse così. Sradicare cose del genere, quando poi il cronista locale, che viene pagato tanto a rigo, scrive tanto per riempire le due colonnine dell'articoletto, quello pure non è che c'ha un grande spirito critico dicendo no, non è vero che vengono rilanciati i lupi, e non si premura nemmeno di andarsi a documentare. Scrive perché gliel'ha detto quello che dice di averlo visto. Indici di presenza, questo è una foto simbolica, il punto è una biforcazione di una strada di montagna frequentata normalmente per attività da parte dell'uomo, è il classico punto dove può essere ritrovato un escremento di lupo, magari sopra una zolla, sopra a un punto rilevato, quindi facilmente visibile e facilmente disperdibile l'odore che ha, e che è il modo che hanno i lupi per demarcare i limiti del proprio territorio. Cerco di andare veloce, questo è un classico escremento di lupo, questo lo vedete, questo è per confronto un accendino, è pieno di setole di giovani cinghiali, come potete vedere, abbiamo già detto prima, oggi un 70%, dove più dove meno, dipende da questo l'alimentazione del lupo. Questa è una marcatura con urina, questa è interessante la storia che ha questo rametto di rovo per terra. Noi eravamo passati il giorno prima lì e lungo un sentiero che immagino sarà capitato anche a voi, a un certo punto memorizzi negli occhi quello che è il percorso del sentiero e tutto quello che ti stimola l'attenzione. Non c'era niente che ci stimolasse l'attenzione in quel punto. Era caduto questo rametto e, leggendo le tracce di traverso al sentiero, un sentiero pochissimo frequentato tra l'altro, e leggendo le tracce tutto intorno al sentiero capimmo quanto i lupi dovevano aver titubato prima di mettere la zampa di là da questo rametto, che poteva significare potenziale pericolo, fino a che decidono, si vede rossastra, un po' di aranciata insomma come colore, urina, la marcatura e la prima impronta di lupo dall'altra parte di questo rametto, e l'urina è frequentissimamente, questo è un altro punto ancora di marcatura. Qui sto facendo una giornata di formazione con delle guardie della riserva della Duchessa, e questo
chiamiamolo Montarozzo, questa pietra è il punto classico ai bordi di una strada dove il lupo va a depositare il proprio escremento di marcatura. Le tracce che sono, per tutti quelli che passeggiano d'inverno sulla neve, la speranza di incontrare una traccia di lupo c'è sempre. Questa mi serve solo per dire che voi quanti lupi pensate che fossero questi che hanno lasciato queste tracce? Aspetta, pure non sparare, perché poi dopo, vabbè, la dico io. Sono quattro, poi vi faccio vedere le foto dei lupi, perché fu la prima foto di lupi fatta in libertà in Europa quando la feci nell'84, se ricordo bene. Si erano divisi due e due. Questi che camminavano su un terreno più duro, più ghiacciato e quindi che sosteneva meglio il loro peso, si sono permessi il lusso ogni tanto di dividersi per poi riunirsi e continuare. Questi altri due che camminavano invece su una neve più soffice, più come dire, sfarinata e quindi che ci fa fare più fatica a camminare, camminavano rigorosamente uno dietro all'altro in fila indiana perché esattamente ancora una volta come faremmo noi andando in montagna sulla neve, c'è quello che apre la pista e poi a turno cambia e quelli dietro che non faticano nello sfondare la neve per andare avanti. E loro fanno esattamente la stessa cosa. Queste sono due classiche impronte. Questa dietro è una anteriore e questa è una posteriore. Le posteriori più allungate, sfinate, e non hanno tanto una funzione di appoggio quanto una funzione di spinta. Invece il cuscinetto e i polpastrelli dell'anteriore, molto più tondeggianti, hanno molto più una funzione di mantenere la stabilità, l'equilibrio del corpo dell'animale e il primo contatto e l'appoggio. Questa è la famosa tana di lupo, questa è in Basilicata, su Monte Raparo la feci, era un vecchio faggio tagliato, poi mai più recuperato, e dentro a questa cavità trovammo, me l'avevano segnalato ovviamente perché io ero laggiù per recuperare nella zona del Monte Paratiello, ne parlavamo non so perché ieri sera, una cucciolata di tre lupi che c'era stata segnalata, ce la segnalarono al Parco d'Abruzzo, ci dissero che qualcuno aveva fatto fuori i genitori, 1983, 82, 83, avevano fatto fuori i genitori e un tizio che aveva intenzione, si era già messo d'accordo col proprietario di un ristorante, voleva esporre questi cuccioli in una gabbia davanti al ristorante come attrazione. Avvisarono i carabinieri chiamarono noi al Parco d'Abruzzo, questo per dirvi come una volta, voglio dire, noi al Parco d'Abruzzo eravamo un ente territorialmente del tutto incompetente, per di più che ospitava il gruppo Lupo Italia, che era un'organizzazione del tutto volontaristica, non c'era nemmeno un atto notarile, niente, eppure la arma dei carabinieri pensò che a chi ci rivolgiamo per questo problema? Ci chiamarono a noi e poi insieme con loro avemmo conferma di questa cosa, arrivavamo, insomma facemmo il sequestro e quei tre lupacchiotti li portavamo poi al Parco d'Abruzzo, che sono quelli che vedrete dopo che giocano con me. In quell'occasione facemmo un giro e un tizio del posto, non mi ricordo se di Muro Lucano, ci portò a vedere, io so dove sta una tana, e effettivamente trovammo dentro a questa cavità i residui del rigurgito della lupa che alimentava i cuccioli. Questo per dirvi come può essere una tana di lupo, ma altrettanto può essere sotto una roccia, come vi descrivevo prima, fra le radici di un albero. Il lupo non è un animale che fa tana, non è un animale che utilizza per lunghi periodi una tana come potrebbe fare, che ne so, l'orso o il tasso. Il lupo è un animale che, la femmina di lupo, 15-20 giorni prima del parto comincia a cercarsi il posto giusto, possibilmente vicino a un posto dove ci sia acqua, risorsa idrica, ecco, questo è un elemento abbastanza importante. Dopodiché, passato il periodo dell'allevamento, dello svezzamento dei piccoli, la tana viene completamente dimenticata.
Le predazioni, è inutile che ne stiamo a parlare più di tanto, le predazioni sono un problema di cui praticamente parliamo ininterrottamente da questa mattina. C'è un convincimento, che non è il mio, che sia oggi possibile attraverso le analisi genetiche dei residui di saliva che vengono lasciati intorno ai buchi delle azzannature da parte del predatore nei confronti della preda. Io ho molta perplessità circa la certezza. Perché dico questo? Perché purtroppo, no, forse per fortuna, oggi c'è la necessità di indennizzare i danni, ma l'indennizzo dei danni dovrebbe essere basato su criteri certi. Allora, se vogliamo dire, come dire, a un che vogliamo dare una mano e facciamo passare tutto per danni da lupo, ci possiamo anche stare se serve di dare una mano. Questo però deve avere un limite, perché poi si sconfina nella truffa e si sconfina, come dire, veramente nell'abuso. La certezza assoluta di poter definire attraverso queste analisi genetiche, queste sono foto che mi servono per prendere degli spunti su dei ragionamenti, che sia possibile sempre e comunque definire stato cane, stato lupo o addirittura è stato ibrido, io francamente non ci credo. Cioè, secondo... Anche, assolutamente. Per cui voglio dire, stiamo attenti, cerchiamo di non alimentare, almeno per quelle che sono le nostre conoscenze e capacità e competenze oggi, di alimentare facili illusioni, perché così non è. Lo dico perché mi ricordo ancora quando in Basilicata, nel veramente primissimi anni 80, andai giù per un'altra questione, non per la storia dei lupetti, ebbi un incontro con un assessore regionale di cui non ricordo più il nome, e gli andai a dire, forse un po' troppo a brutto muso, dico: guardi, io sono stato alla masseria di Tizio e Caio, i quali mi hanno detto che non gli indennizzate i lupi perché loro non votano per lei, e sembra che fosse così. Nel senso che alla fine gli indennizzi dei danni andavano ai massari che garantivano di dare il voto all'assessore all'agricoltura di turno. Il che, se l'assessore all'agricoltura di turno ci dà un grande affare per la protezione del lupo, mi sta bene. Se si dà un grande affare solo per mantenere la poltrona, mi sta un po' meno bene. Ecco perché dico che questo tipo di procedure in realtà poi offrono il fianco a speculazioni di notevole livello. Oppure addirittura a tentativi di truffa palesi, come quelli che sostengono che lupi, in questo sono stato nei tribunali per questo, e mi ricordo che purtroppo la magistratura non era in grado di contraddire, io mi ricordo a Isernia, al tribunale di Isernia, uno che sosteneva che durante un inverno un allevatore di Montenero Valcocchiara aveva perduto 40 capi adulti bovini per colpa dei lupi, e l'avvocato del tizio che noi avevamo denunciato sosteneva nei confronti del giudice: ma un lupo con un vitello ci fa la colazione, eh? Hai voglia tu a spiegare non all'analfabeta ma al giudice che un lupo è un animale di 30 kg che quando va bene può mangiare un chilo di carne al giorno, ma quando va bene un chilo e mezzo, proprio a dir tanto, e che un vitello di un centinaio almeno di chili sfamava 5 lupi per una settimana. C'è stato verso, ha vinto, all'epoca ha vinto, per cui c'è una serie di situazioni che non prendiamo, non ci arrivano immediatamente davanti agli occhi, ma su cui va fatta una riflessione, oggi che siamo noi a gestire il problema, noi parchi, noi pubbliche istituzioni, noi voi veterinari ASL che venite chiamati a certificare, è una situazione molto delicata e in cui bisogna muoversi con la consapevolezza dei risultati che si vogliono raggiungere, possibilmente nei limiti della legge. Sì, sì, lo so. Vicino all'oasi della terza, che è un'oasi naturalista. Sì, so che è vicino Taranto, Castellaneta, sì. Lui mi parlava di lupi che si avvicinano al suo bestiame e io gli ho detto potrebbero essere anche dei cani randagi, no? Ora poi diciamo, mi allaccio a quello che hai detto prima, un intervento uno che ha visto dei cuccioli nell'oasi della terza, probabilmente saranno i genitori di questi cuccioli che stanno in partita. Che trova animali? Sbranati. Ah, sbranati. Pecore. Sì. E quando io gli ho detto potrebbero essere dei cani randagi, perché molto diffuso ormai si stanno insabbattendo con i cani, lui mi ha detto no, assolutamente, perché lui dal tipo
perché dice quando il cane randagio lo aggredisce, non mi ricordo il posto di muore, invece il lupo lo aggredisce alla gola. E quindi dal morto. Allora, il lupo. Allora, il lupo alle nostre latitudini e nel nostro paese è invalso il convincimento che il lupo aggredisca alla gola per un motivo molto semplice, perché le pecore, che sono la specie animale più allevata da noi, sono isodimensionali con il lupo e quindi il lupo, quando deve aggredire, aggredisce al colle, alla gola, perché ha una funzione di infliggere il massimo danno col minimo sforzo, diciamo così. Ma questo è soltanto perché le pecore, il convincimento che il lupo aggredisca alla gola è un convincimento che anche quello, come la storia dei lupi rilanciati, in qualunque parte d'Italia, no, io lo riconosco, quando vedi due buchi qua sotto, tipo Dracula, è sicuro che sia il lupo. Allora, se andate a parlare con un allevatore canadese, dove invece la gran prevalenza è di allevamento bovino, vi dice qual è il luogo comune locale, il convincimento locale circa l'aggressione del lupo, che attacca i garretti posteriori agli organi genitali. Perché? Perché il bidello è 40 cm più alto della pecora e quindi il lupo davanti alla bocca si trova un'altra cosa che non è il collo della pecora. Detto questo, allora, in qualche caso si può anche sperare di avere un quadro, di ricostruzione dell'atto di predazione tale da farci propendere più per il lupo che non per i cani. I cani diciamo che sono meno abili a predare, però francamente che ci possa essere un elemento discriminante che ti fa dire questo è lupo e questo è cane nelle modalità d'attacco, francamente anche questa mi pare come quella di prima, cioè un'assoluta, molto molto esagerata. Qualche volta dobbiamo saperci arrendere. Ma perché nefasti? Io prima delle province ne vorrei abolire altri, ma chiudiamola perché sennò apriamo un confronto duro. No, allora, intanto bisognerebbe studiare un po' il problema. Io mi ricordo quando la Regione Lazio attribuì alle guardie comunali il compito di decidere queste cose. Ma voi vi rendete conto il know-how che ha la guardia comunale per andare a decidere se ha aggredito il lupo o il cane? Eppure andò così, vi parlo della fine degli anni 70. Allora, non è che non abbiamo possibilità, abbiamo, se fossimo tutti intellettualmente onesti, la possibilità di dire è molto più probabile che sia stato... In qualche caso si può dire è più probabile, in qualche caso è molto più probabile, qualche volta bisogna dire è impossibile, perché le circostanze sono profondamente diverse, le condizioni in cui tu trovi i resti della preda, la quantità dei resti della preda, cioè c'è una serie di elementi. Anche e ci... le orme sono, si possono essere diverse? No, perché le impronte di un mastino abruzzese sono delle dimensioni più o meno di quelle di un lupo. Per cui io capisco che ogni expertise che si dovesse fare alla fine costa un botto di soldi, perché se devi chiamare il veterinario, il biologo esperto di lupi, quello che è esperto delle tracce, che magari, cioè, voglio dire, metti insieme una serie di cose, alla fine non è possibile. Esatto, esattamente. Ed è quello verso cui ci si è orientati, perché allora la scelta giuridica di indennizzare anche i cani è stata una delle peggiori cose che possano essere state fatte per la salvaguardia del lupo, perché ha, afflosciato l'impegno contro il problema del randagismo. Perché in questo paese siamo abituati che tanto mi pagano pure quello del cane, mo che ci sia scritto cane, ci mettiamo canidi. Hanno imparato che la parola canidi non era solo una classificazione zoologica, ma era una cosa utile anche per queste situazioni. Per cui danno da canidi, e sai quante che ne ho viste di certificazioni così. Però ripeto,
Il problema qui è che di volta in volta bisognerebbe valutare qual è l'obiettivo da perseguire. Io non storco il naso, sono un laico, nel senso che raccontavo ieri sera a Giuseppe e Mirella che a me è capitato, e lo dico pubblicamente, che un danno da lupo serio effettuato fuori del parco, 500 metri, 300, mi ricordo, appena fuori dei confini del parco, che in teoria io non potevo indennizzare, ma siccome quello era un allevatore di quelli, come dire, che non faceva la guerra con i bocconi avvelenati ai lupi, che se poteva dare una mano, che stava cercando di tener su un'azienda di quelle che il parco vuole promuovere, io ho detto: ragazzi, faccio un falso in atto pubblico, dico che la colpa è del branco di lupi che sta dentro al parco e il danno l'ha fatto lì fuori. Un'altra volta, dove invece a 10 km dal parco i lupi purtroppo hanno fatto fuori un toro da monta del valore di qualche migliaio di euro e due vitelli, ho detto: ragazzi, è un falso in atto pubblico troppo falso, ecco, questo non lo posso fare. Per cui alla fine ti devi regolare così, perché un criterio rigoroso che ti dica è colpa del lupo, colpa del cane, colpa dell'ibrido, non c'è. C'è l'esperienza che mi fa molto piacere sapere che presso la ASL locale sta crescendo, come dire, lo chiamiamo un orientamento di lavoro faunistico, una cosa, un percorso, perché questo è un paese dove io ho assistito negli anni 70 e 80 alla nascita dell'attenzione del mondo dei veterinari, che sono i nostri colleghi professionisti preposti alla gestione, come dire, degli animali per certi aspetti, che però all'università, all'epoca, non c'era una università in Italia che parlasse di gestione anche sanitaria della fauna selvatica, anche fisiologica, cioè la veterinaria era le vacche, l'inseminazione artificiale, i piccoli animali, gli animali d'affezione, ma quando io andavo a cercare col veterinario del posto, che era pure un amico, qualche documento, come dire, credibile sulla fisiologia del lupo, mi ricordo i residui cicatriziali dei parti, queste cose qui, lo vedevo in difficoltà. Ed è una come dire, è questo orientamento è cresciuto negli ultimi, direi, 20-25 anni, correggimi se sbaglio, guardo te perché ne abbiamo parlato prima, è cresciuto negli ultimi 20-25 anni, ma come d'altra parte in questo paese l'attenzione alle problematiche di conservazione della natura è una storia che ha 40 anni, 50 anni, non 200-500, perché se parli del patrimonio umanistico del nostro paese, se parli del Colosseo, come degli Uffizi, come di Castel dell'Ovo, come del Ponte di Rialto, tutti più o meno, salvo proprio gli analfabeti totali, ti sanno dire. Prova a dire a qualcuno quanto vale il genoma di un orso, o quanto è importante lo spioncello, o quant'è importante il grillaio e i suoi siti di nidificazione, perché o le aree di caccia, cioè ti mettono a ridere in faccia. Questo significa che non abbiamo un background culturale in grado di permetterci di apprezzare una cosa di questo genere. Se posso intervenire un attimo, questo la questione, di casa. La questione che si poneva prima è, fa parte del discorso che facevamo, quello del recupero della memoria, no? Quindi il problema ora è, anche in questo caso non è recupero della memoria, ma diciamo è tornare a parlare della presenza di selvatici, questione che per esempio per quanto riguarda le amministrazioni provinciali, che Giorgio rimpiange, io non è che rimpiango, nel senso che le province devono sparire come probabilmente devono sparire le regioni, o come probabilmente devono sparire l'ordine, o come probabilmente devono sparire gli enti parco, per dire, no? Cioè, no. Se vogliamo ragionare in un'ottica sto andando oltre, ma voglio dire, il problema vero è che ci troviamo di nuovo a dover confrontarci con una presenza che era dimenticata. I veterinari che fanno le cose con i canidi, no? Fanno, noi quante volte? Cioè, sempre. Forse io credo di aver visto, no, credo di un paio. No, vabbè, quello è allucinante. Ma io credo di aver visto. Sì, credo di aver visto un paio di certificazioni con certezza lupo. Va bene? Ma di solito il veterinario se ne esce e dice canide. Mo, quale che sia, non si sa. Ovviamente, come dire, l'approccio da parte nostra è quello di indennizzare
comunque, sempre. Eppure è vero che a un certo punto noi arriviamo anche a dire vabbè, ma non è che possiamo indennizzare sempre, quindi o tu ti fai pure parte diligente come allevatore appunto nell'assumere una serie di iniziative per prevenire l'attacco, oppure non è che ti posso indennizzare a vita, no? Ecco appunto. Che non diventa... assistenzialismo. No, è appunto che può dire... Dopodiché rimangono alcuni problemi che secondo me vanno affrontati, che sono per esempio quelli dello smaltimento delle carcasse degli ovini, giusto Nello? Che non è una questione di poco conto, perché noi indennizziamo a capo, quanto è, 80, 100, non mi ricordo. No, dipende. Dipende, appunto, dipende dal valore mercuriale della razza, eccetera, eccetera. Ma il costo di smaltimento di un capo, eccetera, credo che sia giri 50, pecora 50. Diciamo 50% o più del 50%. Però guarda che apri una cataratta, io comincio a scagliare strali su chi ha voluto, adesso gli amici veterinari non me ne vogliano. Aspetta. La imbecillità più totale che si possa fare è smaltire le carcasse che un predatore con fatica si è procurato per mangiare, perché significa che tu lo stimoli a predare un'altra volta. Ma questo... Perché non impieghiamo il lavoro dei veterinari? Ma perché loro ti rispondono? Perché lo loro... so che ci sono le norme di polizia. Veterinaria, ecco, cambiamole insieme. Io vorrei che con i veterinari lavorassimo insieme per cambiare questa palese imbecillità. Perfetto. Un lupo che fa fuori quattro pecore a un allevatore, che fai? Gli fai. Chiami il veterinario, fai controllare che le pecore non siano appestate, dopodiché se proprio non le vuoi lì, le porti dentro al bosco, le porti lontano, in maniera che il predatore per 15 giorni ti lascia in pace il resto del gregge. Io Giorgio, io mi sono sentito imporre di dover smaltire un cervo morto, smaltire, perché basta che si interra o si brucia, ma che diamine. Benissimo, io vorrei, e tu sicuramente hai avuto l'esperienza di avere, per esempio... i responsabili della sorveglianza del Parco Nazionale d'Abruzzo, che sono guardia parco. Sì. Ma sicuramente hai avuto l'esperienza di avere sempre con il Corpo Forestale dello Stato un ottimo rapporto, giusto? Direi di sì. Il Parco d'Abruzzo non sempre, adesso ultimamente sì. E tu sei un uomo fortunato, diciamo, perché evidentemente ci sono persone, cose, eccetera. Qui... in questo territorio, dove il lupo torna dopo tanto tempo, dove noi ci facciamo in 4, in 8, in 16, eccetera, per cercare di mantenere, no? di non creare il conflitto, di mantenere le cose tranquille, di cercare la collaborazione, eccetera, eccetera. Se tu fai un'operazione con le ASL per incrementare... Sì. Per incrementare obiettivi di risultato ai fini del della cosa integrativa, della contrattazione integrativa, cioè non è un obiettivo che ti ha dato il Ministero della Salute attraverso le ASL eccetera, della verifica del patrimonio zootecnico, no, tu nel parco in una situazione del genere dove stai cercando di annaspare, fai un'operazione per cui vai azienda per azienda a fare i registri di stalla, vediamo perché qua non risultano, ma quelle sono andate disperse perché il lupo ha attaccato e questo. No, qua non sanzioni. Allora, quello che voglio dire, come tu dici, il falso in atto pubblico per aver pagato, noi forse pure ci siamo trovati, mi ricordo, in una situazione similare. Però hanno tutti i terreni all'interno del parco. Però con i terreni all'interno del parco, il centro aziendale fuori dal parco, ma i terreni del parco. Anche lì, capito? Cioè non si può in una situazione del genere, quando tu stai articolando una politica gestionale della fauna selvatica e dei rapporti di conflitto, eccetera, eccetera, senza dir nulla a quello che gestisce, e tu sei alle dipendenze funzionali di quello che gestisce, dir nulla, prendere l'ASL e andare azienda per azienda
a fare lo sceriffo. Perché quello la prossima volta, sai che ti fa? Lo sai. Sì, lo ti mette la polpetta avvelenata, ti spara. Ti, capito? Il lupo non lo vedi. Allora, questo deve servire... Quello che sto dicendo, noi stiamo cercando e abbiamo la fortuna di avere un rapporto con le aziende ormai consolidato, ma tu non puoi venire a minare questo rapporto con una, scusate, stronzata. Neanche l'hai concordato, perché io ti avrei potuto dire, ok, vuoi fare... Sì, vabbè. Vuoi fare questa cosa? Va bene, facciamola in un certo modo. Andiamo a vedere laddove sappiamo. No, capito? Quindi quello che voglio dire è che quando noi ci troviamo, e tu lo sai meglio di me per la tua esperienza, a gestire le aree protette, si fa presto a dire, devi mettere insieme teste che sono state abituate a lavorare e a pensare ciascuno per sé, con nessuna strategia comune, nessun obiettivo riconosciuto come prioritario rispetto all'altro, per cui il tuo è prioritario rispetto al mio, eccetera, eccetera, e viceversa. Tutto questo rischia di minare qualsiasi politica di conservazione noi si voglia fare. Sì, il problema è che c'è il rischio che apriamo tanti di quei fronti, perché io concordo al 100%, quando si scriveva la 394 e noi eravamo gruppo di consultazione, noi Parco d'Abruzzo, noi abbiamo fatto una guerra veramente senza quartiere contro l'ipotesi di assegnare la sorveglianza tutta al Corpo Forestale, cioè noi abbiamo detto al Corpo Forestale bene che ci affianchi, ma vogliamo che nei parchi ci sia quello che c'era al Parco d'Abruzzo e che c'è tutt'oggi anche al Gran Paradiso, cioè il corpo di guardi, non solo per motivi di... E che non è passato, non solo per motivi di lavoro. Perché avevano il terrore della regionalizzazione, cioè esattamente, loro per fare il colpo di diventare regionali si sono voluti far affidare la sorveglianza in esclusiva nei parchi nazionali. Questo è stato lì. Ed è, vi assicuro, al di là... non sto al microfono. Vi assicuro, al di là delle... brave persone, è stato un colpo secondo me sì, molto mortale, mortale, molto grave, mortale. Va bene, vado avanti anche perché vedo delle facce affamate, poi ho fame pure io. C'ho cinque minuti. Questa è la situazione, per farvi capire com'è cambiata la situazione nel nostro paese, ce ne potrebbero essere, ci mancate voi. Ci mancate voi perché siete qui. Questa qui è di 15 anni fa e già eravamo un pezzo avanti. Nel 1970 il lupo, cioè quello che vedete, ecco, il lupo si fermava qui nel 1970. Qui non c'era, quassù non c'era. Questa è la foto agli anni 2000. Vedete qui all'epoca nella zona del Gran Paradiso e dei confini con la Svizzera, la Val Grande. Eravamo ancora, non c'è, non si affaccia. Qui il primo lupo lo troverete, poi dopo ricordami che, che copio il PDF, qui sennò poi me ne dimentico. Qui troverete questa storia. Nel 1987 per la prima volta abbiamo certezza di un lupo in territorio francese e fummo chiamati io e Peppe Rossi, all'epoca vice direttore del parco, partimmo per Parigi perché ci chiamarono ancora una volta al Parco d'Abruzzo per fare un'espertise se si trattava di lupo. Era un lupo. Parco del Mercantour 1987. Questa è la situazione al 2014, l'anno scorso, e siamo tuttora in espansione, perché se io vi dico che qui dove metto la freccia, che c'è qui? Qui c'è Rimini. L'anno scorso hanno fotografato lupi intorno ai secchioni della Monnezza della periferia di Rimini. Qui c'è il Conero. Conero che sa, dove sta? Vabbè, insomma, la punta come dire, delle Marche verso l'esterno, dove c'è un parco regionale, al parco del Conero comincia la presenza di qualche lupo, per cui la situazione è sicuramente in grande espansione. Ormai qua su, qui
qui siamo in Lessinia, qui c'è stata una riproduzione, quindi già questa fotografia qui troppo generica, qui dovreste far scendere il nero molto verso sud, la zona dell'Altopiano d'Asiago per capirci, dove quest'anno c'è stato il famoso ricongiungimento fra Slavs e Giulietta, Giulietta lupa appenninica, Slavs lupo sloveno, sembra che ci sia stato un grande mix, sono riprodotti 7 cuccioli, non sappiamo quanti ne sopravviveranno, però è una testimonianza che ormai la popolazione si è ricongiunta alla grande popolazione balcanica. Questo comporterà sicuramente, come dire, la necessità di una riflessione su come gestiamo il futuro. Perché? Perché il quadro della situazione è entusiasmante da una parte e preoccupante dall'altra, nel senso che in alcune zone il problema sta diventando acuto, in altre zone stiamo vedendo l'evoluzione, però insomma la situazione è tutt'altro che ferma. Vado avanti, il metodo del Wolfowitz, anche due. Come no, l'ultima è del 1942, la femmina imbalsamata sta all'Università di Palermo, istituto di zoologia. In Sardegna non è mai stato, almeno ci sta un antenato di un canide fra i ritrovamenti paleontologici sardi, mentre in Sicilia è recentissima la scomparsa. Si sta pensando... Uso volutamente l'impersonale perché io ci ho già pensato 30 anni fa, poi abbiamo detto vabbè, è una follia. Oggi c'è Parco dei Nebrodi, il Parco delle Madonie, il Parco regionale dell'Etna che funziona molto bene. Insomma c'è una rete di aree protette, c'è l'area centrale degli Iblei che è quasi completamente spopolata. Diciamo che ci sarebbero le circostanze, ma adeguatamente gestite e controllate, e ci sono tanti cinghiali in Sicilia, per pensare a una reintroduzione, ma è un'operazione da fare con le pinze d'argento. Il metodo del wolf howling ve ne ho già parlato, qui sono io felicemente con 30 anni di meno che ululo sulla Maiella prima che diventasse parco, queste sono le attrezzature che utilizziamo per l'emissione dei richiami. Nel metodo che misi a punto io, la copertura del territorio, che è il titolo di questa immagine, non era come quello che viene utilizzato più economicamente e meno dispendiosamente in termini di fatica che si fa adesso, cioè adesso si mandano i richiami tanto nel periodo estivo e alla ricerca dei cosiddetti siti di rendezvous dove ci stanno i cuccioli che abbiamo detto che fanno una parte della loro asilo e scuole elementari. Il metodo che mettemmo a punto noi al Parco d'Abruzzo, perché poi io l'ho fatta da capofila, ma c'era una squadretta di persone molto motivate e di cui anche troverete alcuni nomi lì dentro, in realtà facevamo un lavoro molto più faticoso, tutto invernale, solo di notte e con una copertura del territorio continua il più possibile perché si lavorava dal tramonto all'alba. Se ti capitava di avere due notti di vento, per esempio, per il problema che dicevamo prima, tu correvi il rischio che il lavoro che avevi fatto nella notte precedente lo buttavi via, perché secondo il ritmo circadiano d'attività del lupo, che è di gran lunga prevalentemente mobile di notte che non di giorno, allora se tu saltavi il giorno, cioè le ore di luce, c'erano buone probabilità che il lupo fosse stato più o meno fermo nella stessa area. Tutto questo è fotografato alla fine degli anni 70, quando mettemmo a fuoco questo metodo di lavoro. Oggi sarebbe da lavorarci con un approccio diverso. Se tu però salti, perché il vento non ti consente di lavorare, delle notti, è possibile che i lupi che tu hai sentito la notte prima si muovano e quindi quelli che vai a sentire, non sai se sono quelli che hai già sentito o se sono quelli nuovi. Per cui il lavoro era molto più faticoso questo. Qui c'avevo anche tanti capelli in più, meno capelli bianchi, però questi sono i tre lupi di Muro Lucano. Questi sono i tre lupi di Muro Lucano. Io ce la metto questa diapositiva per far capire che coi lupi, allora questi non sono stati addomesticati, tant'è vero che a un certo punto io ho mollato questo approccio con loro, però avendoli recuperati più o meno come erano quelli neri che avete visto nella cucciolata dal tizio che li deteneva, quelli che avevano preso sulla tana sul Monte Paratiello, ed erano questi tre, ho dovuto per un certo periodo allattarli, fargli le toccatine sulla pancia perché imparassero a fare sottomissione passiva quando sarebbero stati grandi e così via. Qui avevano già un annetto e qualche cosa, un annetto e poco più di vita, e ce la metto come diapositiva non per fare il Tarzan, perché non lo sono,
ma semplicemente per far capire, qui c'era semplicemente un rapporto da dominanti a sottomessi. Non mi hanno mai azzannato, c'ho pure un filmato in cui mi fanno il cosiddetto grooming. Il grooming è quel comportamento che fanno le scimmie che spulciano. Uno di loro mi salì in testa e cominciò a tirarmi così i capelli perché voleva togliere le pulci. È un comportamento affettivo, è proprio un modo di manifestare affettuosità fra alcune specie animali. Però per dire, per sottolineare, poi io è chiaro che questa proiezione la uso anche in diversi contesti, per dire che il lupo non è quello che appunto Dracula non vede l'ora di trovare una gola a disposizione per ficcarci i canini. Il lupo può anche essere questo, questi erano giovani lupi che riconoscevano in me il capobranca e che non vedevano l'ora di giocare con me, come stavano facendo. Qui apriamo un fronte grandissimo, questi erano negli anni 70-80, erano le circostanze ambientali che, come dire, più frequenti, e quindi animali privi di qualsiasi né collare, niente sotto che facesse supporre che fossero sotto il controllo umano, discariche di rifiuti a cielo aperto sparse per ogni dove sull'Appennino, e nelle immediate vicinanze quello che potete vedere, un ambiente molto, molto, come dire, accogliente come area di rifugio, nel senso che questi animali che mangiavano in questi posti, che erano localizzati vicino ad ambienti così ospitali, erano, come dire, i candidati più papabili al rinselvatichimento totale, cioè all'allontanamento dalla sfera umana. Risorsa alimentare a disposizione, nessuno ti rompe le scatole, ti accoppi, ti vai a riprodurre nel bosco, e più di qualche occasione situazioni del genere sono state verificate. Oggi la situazione è diversa. Ma il problema del randagismo, magari ci torniamo nel pomeriggio, ma è oggi secondo me una delle cose su cui dobbiamo concentrare di più l'attenzione, facendo, scusate il bisticcio di termini, grande attenzione a non lasciarci imbambolare da operazioni tipo controlliamo tutti gli ibridi e controlliamo tutti i randaggi, perché è un approccio assolutamente velleitario. Qualche notizia tecnica: per chi trovasse un craniaccio di cane o presunto tale, sappia che quest'angolo orbitale nel lupo va da 40 a 45 gradi, in quasi tutte le razze di cani va oltre i 54 gradi, e quindi, salvo alcune tipo gli Alaska Malamut, i cani nordici, che sono in situazioni intermedie, però nel nostro paese è un elemento discriminante. Non pensate a quanto sono grossi i ferini, quanto sono grossi i canini. Questo è l'unico elemento diagnostico certo. Poi ci può essere il cagnone con dei fierinoni così e il lupacchiotto con dei ferini molto meno pronunciati. Mantello invernale e mantello estivo, questo è più per un pubblico, come dire, più giovanile e infantile di voi. Ovviamente durante l'estate, ti do la parola, durante l'estate il lupo sembra molto più snello, d'inverno sembra molto più massiccio, perché la borra e la giarra, la borra è il sottopelo, la giarra è il pelo di copertura, è, come dire, d'inverno è molto più voluminoso per ovvi motivi di protezione dal freddo. Prego. Certo che lo perde. Perde il pelo, ma non il vizio, il lupo. Prego. A proposito delle orme, lei ha citato una razza di cane che si assomiglia molto. No, non mi prendete per oro colato da quello che ho detto stamattina. Ho detto una razza per dire una qualsiasi. Potevo dire il cocker invece che il mastino abruzzese. Ma gli americani hanno provato a fare un lavoro molto serio, hanno preso 32 o 34 cani in recinti separati e un nucleo di 16 esemplari di lupo in altri recinti separati. Su ogni impronta hanno individuato un certo numero, non mi ricordo se 11 o 16, ma un numero cospicuo di parametri di misurazione, distanza tra il polpastrello, questo e l'altro polpastrello, larghezza, giunzione dei due polpastrelli centrali, eccetera, eccetera, eccetera. E hanno inventato un programma statistico per vedere se ci potesse essere l'elemento discriminante per cui il parametro A più il parametro B più il parametro C più il parametro D, messi magari tutti insieme, ci dicessero con certezza. Condizioni sperimentali, con tappeti di sabbia, fatto in zoo, quindi chi di voi
fa qualche praticaccia di passeggiate sul campo, sa che raramente si trovano queste condizioni, hanno cercato di individuare questi parametri. Non ci stanno. C'è un gradiente di probabilità, ancora una volta, come le azzannate, i morsi, da dove, da come, c'è un gradiente di probabilità che ti fa propendere un po' più per il lupo o un po' più per i cani. Pensa a quante sono le razze di cani, un pincher, un pechinese e un alano, e immagina quanta variabilità c'è all'interno di questa ipotesi. Allora, non c'è, le verità assolute nella ricerca scientifica non esistono. Sto pensando che il bosone di Higgs forse non è sicuro che l'abbiano scoperto. Questa è la prima foto di cui sono orgogliosissimo, perché l'ho fatta io, 1984, sono i tre lupi, un altro sta qui, si confonde, è su questa macchia di verde, fatta al Parco Nazionale d'Abruzzo, la prima foto di un branco in natura che fu fatta in Europa, è stata pubblicata sul National Geographic americano, e questa credo che sia la conclusione. Grazie a tutti, buon pranzo.